Re Arduino, insomma, una grande emozione ricoprire questo ruolo. Certamente, è una grande passione. Poi basta solo, diciamo, i colori parlano da sole, basta solo vedere la gente del borgo. Per me, da anni che faccio il torneo di maggio, ricoprire questo ruolo è una cosa immensa. Sono amato dalle persone e mi piace. Infatti io quello che propenso nel futuro, che ci sia il proseguo di questa festa e i colori che continuino, e amo queste persone. Poi c'è da dire una cosa, è il primo Re Beone, perché io faccio la corte fraternita dei Beoni, e essendo il primo Re Beone è grandissimo. Poi nel millennio della morte di Re Arduino, questo quindi è un torneo importante. Molto importante, anzi, è un torneo importante, e anche quello che a me piace tantissimo è vedere ieri sera, quando sono uscito dal teatro, vedere questa acclamazione, tutta questa gente, a me ha fatto, cioè, non so l'emozione, è un'emozione indescrivibile, però è piacevole. E con il proseguo e vedere ancora tutto oggi la conferma di tutte queste persone, a me mi riscalda il cuore. Io auguro a tutte le persone di venire a vedere il torneo di maggio e di vedere i colori del torneo di maggio e di viverli in prima persona, perché è spettacolare. Regina Berta, che emozione c'è con tanta gente così? Una grandissima emozione, è una magia. È bello perché la gente è un abbraccio che non finisce mai. Un abbraccio così della gente, a partire da ieri sera, è meraviglioso, molto molto bello, e ringrazio tutti quanti. Com'è stato quando è arrivata la notizia di ricoprire questo ruolo? È stata una telefonata il Giovedì Santo, una voce mi dice: Vostra Maestà. Io ho detto sì e poi mi sono commossa. Adesso un po' di pausa, poi avrete il gran finale. Il gran finale che non vedo l'ora di vivere, 30-31 maggio e 1 giugno, una meraviglia, non vedo l'ora.